Saluti a tutti amici followers. Oggi desidero condividere ulteriori dettagli sullo stato attuale dello sviluppo di No Rest for the Wicked, ma prima di procedere voglio esprimere la mia gratitudine per il continuo sostegno che mi state dimostrando. L'entusiasmo e il supporto di questa piccola community rappresentano per me un traguardo significativo e per questo vi ringrazio di cuore. Passando all'argomento principale di questo video, vorrei condividere alcuni interessanti spunti forniti da Thomas riguardo il futuro del gioco. Egli ha rilevato la mancanza di proposte significative per la progettazione di case all'interno del gioco, pertanto si sta considerando l'opportunità per il team di sviluppo di ampliare l'offerta di arredi, anziché concentrarsi esclusivamente sulla distribuzione di schemi. Tuttavia, tale aggiornamento rimane ancora in fase di valutazione e sarà annunciato in futuro. Ora come ora è evidente che la maggior parte dei giocatori, me compreso, si concentra sull'aspetto combattivo del gioco, trascurando l'aspetto della progettazione degli interni delle abitazioni. In risposta a questa osservazione, un utente di nome Neko ha sollevato l'idea di introdurre anche strumenti musicali all'interno del gioco, suggerendo che questa aggiunta potrebbe essere particolarmente apprezzata in modalità multiplayer. Attualmente questa feature non rientra tra le priorità principali, ma è certamente un'idea affascinante, specialmente per quanto riguarda la modalità multiplayer. La possibilità di trascorrere del tempo a Sacrament con gli amici, ognuno dotato del proprio strumento musicale, può risultare un'esperienza veramente interessante. Thomas aggiunge che ha apprezzato il modo in cui questo tipo di dinamica è stato implementato in giochi come The Last of Us o Final Fantasy VII Rebirth e crede che si potrebbe adottare un approccio simile. Inoltre, stanno pianificando interessanti novità nel campo della musica e sarebbe gratificante mettere in risalto i musicisti attraverso eventi concertistici a Sacrament, dove potrebbero essere presentati come personaggi non giocanti ed eseguire le loro composizioni. C'è da dire inoltre che questa feature era presente anche in titoli come Sea of Thieves e Baldur's Gate 3. I giocatori stanno inviando sempre più messaggi e valutazioni positive. L'obiettivo di Moon Studios è ribaltare lo status quo, creando il tipo di gioco che avrebbero sempre voluto giocare. Sembrano già essere all'avanguardia nella creazione di un nuovo sottogenere e non vedono l'ora di scoprire chi sarà il primo a realizzare un gioco simile a Wicked. L'utente Boogie ammette di non aver smesso di giocare fin dall'accesso anticipato e di amare il gioco in modo profondo. Tuttavia, esprime preoccupazione riguardo alla possibilità di promesse eccessive che potrebbero generare aspettative troppo alte e di conseguenza delusioni. E onestamente parlando, ragazzi, questo è un po' quello che penso anche io. Per quanto riguarda il suo ruolo, Thomas sottolinea l'importanza di delineare la visione e di garantire l'allineamento di tutti in azienda sul percorso da seguire. Ricorda inoltre i momenti iniziali dello sviluppo di Wicked, quando molte persone, anche all'interno del team, erano scettiche riguardo all'idea come il combattimento in stile Souls-like, l'arsenale di armi e le attività di crafting e housing. Tuttavia ha imparato a non dare troppo peso alle critiche e a perseverare, considerando che il lavoro duro è essenziale per ottenere risultati significativi. Il team inoltre è lieto di annunciare l'approdo imminente dell'Hotfix 7, tuttavia si stanno compiendo passi significativi che richiedono una rigorosa fase di test. Dopo aver riscontrato un livello di instabilità con l'Hotfix numero 5, si è deciso di adottare una strategia più cauta e concentrarsi su batch più ampi e attentamente verificati. Tra le modifiche più rilevanti vi è la ristrutturazione delle categorie dell'inventario, con una suddivisione attenta e mirata in equipaggiamento, consumabili, risorse e cibo. Questa revisione mira a migliorare notevolmente l'organizzazione e la chiarezza dell'inventario, garantendo una navigazione più agevole e intuitiva per gli utenti. Tuttavia, va sottolineato che questa operazione è equiparabile a un intervento chirurgico al cuore per la sua complessità e delicatezza. Rimanendo in tema di novità, in passato Thomas è sempre stato il membro del team che ha enfatizzato l'importanza di consentire alle persone di giocare a Wicked un po' ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi piattaforma, poiché era consapevole del tempo che molte persone avrebbero dedicato alla raccolta di risorse e al potenziamento del proprio personaggio. Con l'introduzione degli elementi in multiplayer e in tempo reale, aveva previsto che i giocatori avrebbero apprezzato la comodità di poter controllare ciò che accade nei loro regni. Circa 2 anni fa il team aveva sviluppato con successo una versione per iPhone di No Rest for the Wicked che si era dimostrata sorprendentemente efficace. Data la staticità della telecamera in Wicked, i controlli touch si sono rivelati estremamente funzionali, offrendo una piacevole esperienza di gioco. Thomas ha sempre creduto che sarebbe stato particolarmente vantaggioso, soprattutto per il multiplayer cooperativo, offrire ai giocatori la possibilità di controllare rapidamente i loro regni, monitorare la presenza degli altri giocatori e a visualizzare gli eventi accaduti dall'ultima sessione di gioco.
Nonostante le preoccupazioni riguardo a possibili confronti con la celebre frase "You guys not have phones?", egli è convinto che i giocatori accetteranno favorevolmente l'opzione di un porting nativo per i dispositivi mobile, poiché sarà completamente facoltativo e consentirà a tutti di godere dell'esperienza di gioco di Wicked, anche al di fuori degli ambienti tradizionali di gioco. Thomas prosegue in un altro post affermando che dopo aver testato Wicked su un iPhone utilizzando un controller Backbone e GeForce Now, l'esperienza è stata definita incredibile. Durante un'ora di gioco non sono stati riscontrati problemi tecnici, il gameplay è stato fluido a 60 fps e non è stato segnalato alcun ritardo. Questo da quanto dichiarato da Thomas. Tuttavia è stato notato che gli elementi dell'interfaccia utente risultano troppo piccoli per la dimensione dello schermo, suggerendo la necessità di implementare il supporto per il ridimensionamento dell'interfaccia utente sui dispositivi portatili più piccoli. A questo proposito vorrei sapere la vostra, ragazzi. Giochereste a No Rest for the Wicked sul vostro telefono? Personalmente ho provato diversi titoli destinati al mercato del gaming mobile come Clash Royale, Diablo Immortal e Genshin Impact, ma sinceramente non ho mai avuto la sensazione di trovarmi in un ambiente di gioco sufficientemente comodo per via dei comandi a schermo, per il consumo intensivo della batteria e soprattutto perché, il telefono assolve alle principali funzioni di comunicazione come chiamate e messaggi. Quindi, dal mio punto di vista, No Rest for the Wicked potrebbe funzionare molto meglio su dispositivi portatili come per esempio lo Steam Deck. In relazione ai dispositivi portatili, sempre Thomas ha recentemente ripubblicato un post del 20 marzo per soddisfare l'interesse crescente riguardante un potenziale porting per Switch. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento non si sta considerando il modello attuale di Switch. Nonostante ciò, data la lunga passione di Thomas per i prodotti Nintendo, si invita la community a pazientare e rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti. Sempre nel post, l'utente Adam chiede se con il possibile lancio di Switch 2 nel 2025, la versione 1.0 di Wicked sarà disponibile su tutte le console. Thomas risponde con entusiasmo, affermando che sarebbe straordinario vedere Wicked tra i primi grandi RPG su una nuova piattaforma Nintendo. Tuttavia sottolinea che è fondamentale valutare l'andamento della situazione. La priorità attuale è garantire che la versione 1.0 di Wicked soddisfi tutti i requisiti necessari e superi le aspettative. Che dire, ragazzi, onestamente sono curioso di vedere lo sviluppo di No Rest for the Wicked nelle prossime settimane e anche i prossimi mesi, anche perché c'è parecchio lavoro da fare sull'ottimizzazione, sui contenuti e di tante altre feature come il multiplayer che avevamo visto nel video precedente. Devo dire che l'esperienza vissuta fino ad ora è stata più che positiva, nonostante non abbia avuto più l'incipit di continuare le sfide proposte nel gioco, ma questo semplicemente perché preferisco vivere il gioco in funzione del farming, del combat e del crafting coadiuvato da una buona narrazione. A questo proposito, ragazzi, a voi la parola. Scrivetemi qua sotto nei commenti com'è stata la vostra esperienza con Wicked, se l'avete provato, e se volete ulteriori info in futuro. Come sempre, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!